È un progetto in ambito oncologico che serve per aiutare le famiglie in difficoltà con delle fragilità che incorrono nella malattia oncologica, quindi persone che appunto si ammalano e all'interno della propria famiglia hanno minori piuttosto che altre persone con delle patologie o con delle difficoltà. La malattia oncologica crea, oltre alla malattia in sé, comunque un disagio per tutta la famiglia e il progetto vuole proprio andare ad aiutare queste famiglie in questo particolare momento difficile della loro vita. Il progetto nasce con un sostegno iniziale per far avviare appunto il progetto della rete oncologica e dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese Metodista, però una delle prerogative è che il servizio sia gratuito per le famiglie, quindi il sostegno sia gratuito, ma con dei professionisti e quindi il progetto in sé ha dei costi. E la rete stessa prevede che si faccia una campagna di fundraising, quindi sensibilizzare le persone affinché il progetto diventi un progetto di comunità e sentito a livello di comunità, tanto da arrivare al fatto che le persone possano sostenere donando il progetto. La campagna di fundraising vede diversi momenti, sia momenti di sensibilizzazione e di informazione sul progetto alla cittadinanza, ma anche poi dei veri proprio momenti in cui si cercano dei donatori. Qualunque donazione è assolutamente utile, quindi dalla più piccola, quindi qualunque gesto di donazione è importante. Il primo evento però è quello della partecipazione di 23 corridori alla Santander di Torino, la mezza di Torino. Questi corridori fisicamente correranno a questa gara della Santander, ma in realtà la vera corsa che loro hanno già iniziato in questo periodo è proprio quella di cercare dei donatori. Quindi stanno metaforicamente correndo per cercare delle persone che prendano a cuore questo progetto e che facciano delle donazioni. Rispetto alla Santander, le donazioni possono essere fatte sul sito della Rete del Dono sotto il progetto Famiglie Fragili Oncologiche in ambito oncologico. E diversamente c'è comunque la possibilità anche di donare attraverso altri canali, il sito di persone o contattando direttamente noi.